Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Oggi ci addentreremo nei meandri di MongoDB ed Elasticsearch. Come al solito vi ricordo che ci trovate sui principali canali social. Abbiamo un gruppo su Facebook, LinkedIn, un account Twitter e un canale YouTube. Trovate tutti i link sul nostro sito dotnetpodcast.com. Ma prima di tutto, sigla! Oggi ho il piacere di avere con me Gianmaria Ricci. Conosco Gianmaria da sempre, non ho memoria di quanto ci siamo incontrati la prima volta. Gianmaria è quello che definirei un jack of all trades. Ha una conoscenza vastissima che spazia su svariate materie. E se proprio volete rischiare, potete intavolare una discussione notturna su JavaScript. Credo che Andrea Cruciani abbia ancora le cicatrici. O una dissertazione sui pixel shader su PlayStation. Insomma, c'è solo da imparare. Benvenuto, Gianmaria. Grazie. Partiamo assumendo che ci sia qualcuno che non ti conosca e fai una breve introduzione di te stesso. Ok, brevissima. Sono da sempre, penso, stato un geek per quanto riguarda la tecnologia, fin da quando ho avuto il mio primo VIC 20, e quindi da sempre sono appassionato di tutto ciò che ruota attorno al mondo della programmazione. Quindi dal silicio, perché sono in teoria ingegnere elettronico, anche se mi date da riparare l'amplificatore e la chitarra, vado da un mio amico e me lo faccio riparare da lui, fino ad arrivare alla gestione progetto, che è un po' quello che ho seguito negli ultimi anni, diciamo. Sono consulente, anche se onestamente negli ultimi anni sono ormai diventato parte di Proximo, una ditta di un caro amico mio, Andrea Balducci, che saluto, con la quale di Andrea Balducci e Jonathan Gigli, perché non dimentichiamo anche Jonathan. E saluto e faccio con loro un percorso, perché sono due persone che hanno la mia stessa visione di come dovrebbe essere fatto un software, quindi mi ci trovo talmente bene che ormai sto praticamente solo con loro, quindi ormai la consulenza è, diciamo, una cosa a margine. Ho da sempre lavorato principalmente in ambiente .NET negli ultimi Devo ammettere che ho una profonda stima sia per Andrea che per Jonathan. Quindi, anni. Ecco. una delle cose che so che fate in Proximo è un prodotto che si chiama Jarvis, che non è ancora diventato Visione, ma è ancora Jarvis. E vuoi parlarci velocemente di che cos'è? Perché è il punto di partenza per la chiacchierata di oggi. Sì, allora, velocemente, è un prodotto che è partito quando io ancora non collaboravo con Proximo, come definisce sempre Andrea, un pet project, cioè un progetto, un side project, dove loro hanno iniziato a sperimentare appunto MongoDB, Elasticsearch e un'architettura event sourcing. E il pet project è cresciuto e quindi sono stato tirato a bordo io, e che, diciamo, allettato dall'idea finalmente di poter lavorare su un prodotto in event sourcing reale. È diventato qualcosa di più di un pet project, sta in produzione da alcuni clienti, non è ancora definitivamente prodotto, ma lo sta diventando. È nato come una gestione di intranet, poi è evoluto in quello che potrebbe essere un documentale, per essere ora proprio velocemente un hub di informazione. Quindi alcune informazioni sono nostre, le gestiamo noi, si creano in Jarvis, altre arrivano da fuori e servono un po' per liberare le informazioni dai silo dell'azienda. Ecco, ad esempio, dire le informazioni che sono nel silo dei disegnatori meccanici che usano software proprietari e, diciamo, una struttura proprietaria, se il commerciale vuole le informazioni, spesso alza la cornetta e telefona al progettista. Noi cerchiamo di fare in modo che tutto confluisca in Jarvis e tutti vadano in Jarvis a vedere le informazioni. Diventa un hub di informazioni. Chiaro, e da quel che ho capito, Jarvis fa largo uso sia di MongoDB che di Elasticsearch. Ci vuoi raccontare velocemente perché MongoDB, perché Elasticsearch, perché non solo uno dei due, Ok, mi e fai via largo. discorrendo. Sì. Il perché non solo uno dei due è, secondo me, una cosa importante. Allora, su Elastic penso che ci sia da dire poco, nel senso che al tempo io già lavoravo con Lucene e Solar, Elastic era nato da poco, ne parlavamo con Andrea e di fatto era e è ancora oggi il motore di ricerca, cioè il software che meglio ti permette di poter cercare grandi quantitativi di dati, ma soprattutto di fare ricerche full text degne di questo nome. Quindi, per quello che riguardava Jarvis, il concetto era: dobbiamo offrire delle funzionalità avanzate di ricerca, cosa c'è a Elastic? Cioè, alla fine c'era praticamente solo quello.
Per quanto riguarda il database principale, invece, quello poi che è quello dove noi gestiamo l'event sourcing e tutto ciò che non è ricerca avanzata, la decisione fu di Andrea al tempo, il concetto era: possiamo andare sul SQL? Assolutamente sì, perché le librerie che usavamo al tempo e quella che abbiamo adesso interna di event sourcing vanno anche su SQL, ma un NoSQL dava al tempo i seguenti vantaggi. Primo, comunque avevamo un type system anche nel DB, ovvero noi andando nel DB, leggendo gli eventi, li leggevamo come JSON, ci potevamo fare delle query sopra, ragionarci, cosa che su un SQL al tempo veniva un blob serializzato in JSON, era comunque più legnoso. E poi comunque Mongo offriva e offre ancora oggi la possibilità anche nella versione free di avere la, diciamo, replica set, e quindi a costo zero, perché comunque un motore gratuito, e con veramente poco lavoro metti in piedi un replica set di 3, 5, x nodi, e questo ti garantisce un'affidabilità maggiore. Io ho un aneddoto: ci siamo connessi da un cliente, abbiamo guardato i log e abbiamo notato che erano un mese e mezzo che una macchina di Mongo era morta per qualche ragione, nessuno si è accorto di niente. E quindi questo ci ha insegnato, per esempio, a mettere dei log di alert un po' più, diciamo, precisi, che Raffinati. ci dice: guarda, va tutto bene, però una delle tre istanze di Mongo è giù, se va giù anche un'altra, vi fermate. Quindi diciamo resiliente, resiliente, e comunque era un prodotto al tempo promettente, perché c'era dietro una società che prometteva tante cose che poi sono arrivate. Quindi questa è stata un po' la decisione. Ci sono state, quali sono state le problematiche che avete dovuto affrontare nell'utilizzo di entrambi? Cioè, immagino che tutto sia relativamente semplice quando le cose sono piccole, o quindi quando hai pochi dati o scali poco, ma diventi particolarmente rognoso o legnoso quando le cose diventano complicate o i dati sono tanti, o le prestazioni di cui hai bisogno sono elevate. Allora, tra i due, diciamo, Elastic è un qualcosa che ancora mi sorprende, perché noi siamo andati, c'è un cliente che il cui IT è veramente favoloso, quindi sono autosufficienti, non ci chiamano praticamente mai, almeno non abbiamo proprio problemi applicativi. Loro hanno messo un quantitativo dei dati veramente spaventoso su un'istanza di Elastic che al tempo fu dimensionata per molti meno dati, e ancora su centinaia di migliaia di documenti, in cui noi cerchiamo anche nel testo interno i documenti, ci garantisce 200-300 millisecondi di query. Quindi Elastic, diciamo, scala veramente mostruosamente bene. Va usato con sapienza, nel senso Elastic è facile usarlo male, secondo me, se non lo studi prima. Ma se lo studi bene, effettivamente, diciamo, è veramente sorprendente quanto riesci a performare senza che tu faccia dei tip and tricks diversi. Per Mongo, la situazione può essere sicuramente leggermente diversa, nel senso che io ho visto in altri progetti usare Mongo un po' alla leggera, e quando i dati scalano poi comunque si siede, perché Mongo è comunque un DB che come performance, adesso io non do dati, ma se dovessi dire tra un MongoDB e un Oracle, io sono sicuro che a parità di hardware mi performa meglio un Oracle. Ne sono convinto, probabilmente anche sicuramente anche in SQL Server. Però noi usiamo Mongo in una maniera molto particolare. Primo, perché è un'architettura fortemente in event sourcing, e quindi noi tutto ciò che è la modifica del nostro dominio avviene su una sorta di append only, quindi diciamo è abbastanza difficile dire che Certo. l'append only non ci performa bene in scrittura. E in lettura, avendo sempre un sistema in event sourcing, noi siamo in grado di dire: se l'utente vuole una particolare visione di dati, che diventa molto complessa, i dati sono molto grandi e quindi iniziamo a vedere che le performance iniziano a essere abbastanza basse, possiamo sempre dire: creiamo una nuova projection, una nuova visione, col costo di ripartire dall'origine degli eventi e di rileggere tutto, siamo in grado di creare una nuova visione dei dati in cui molti di quelli che sono i problemi di un database tradizionale li risolviamo, ovvero invece di fare join tra 7 tabelle, le facciamo probabilmente prima. Questo lo potremmo fare comunque, a onor del vero, anche con un SQL Server. Tant'è vero che, devo dire la verità, ci è balenata l'idea di dire la parte di event sourcing, la parte di scrittura, Mongo tutta la vita, la parte di lettura, perché no, anche un SQL Server, Server. sì, un server normale. Problemi? Sì, bisogna comunque mettere gli indici. Quindi se tu metti MongoDB e non metti un indice, poi va lento come la morte. Se metti tanti indici diventa più lento in scrittura. Quindi c'è comunque il solito lavoro da fare. Per noi è stata più semplice l'approccio perché, ripeto, essendo un'architettura event sourcing, non ci siamo portati dietro
la potenziale, un potenziale cattivo utilizzo che è quello del tipico utilizzatore SQL Server che poi va in Mongo, non ha più le join e fatica a ragionare con documento. Noi la Certo. join ce la risolviamo a projection time e quindi da un certo punto variamo. Quindi non ci troviamo in una situazione in cui Mongo ha disegnato male i documenti e anche se adesso abbiamo la possibilità di fare join con l'aggregation, poi ci troviamo comunque a performance basse. Rifacciamo una proiezione. Problemi? Una volta, il consiglio è non andate, ma lo dice anche Mongo, non andate mai, mai, mai in produzione senza un replica set di 3 nodi. Ma mai significa mai, perché mi è capitato una volta solo, ma è capitato, che un problema sul disco della macchina corrompesse il DB e a quel punto il DB è morto e non c'è stato più modo di recuperarlo. Se uno dei 3 dB muore, il sistema va ancora avanti. Se avete l'unico nodo di Mongo, poi non vi lamentate dicendo: ah, ho avuto un errore strano, ho perso tutto. Sicuramente un SQL e un Oracle sono più resilienti a questo punto di vista, però in Mongo è talmente banale mettere 3 nodi che ecco, quello è l'errore più grosso che ti posso dire. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Allora, faccio una breve divagazione velocissima per chiunque non sapesse che cos'è event sourcing, così, Sì, perché sì. abbiamo iniziato a parlare di event sourcing, ma non abbiamo definito che cos'è. Event sourcing è fondamentalmente un sistema di persistenza. Quindi l'idea di fondo è che l'applicazione, o il sistema in generale, invece di persistere lo stato corrente e basta, quello che tipicamente facciamo in una tabella, okay? Quindi immaginiamoci una grafica clienti, nome e cognome del cliente, partita IVA e indirizzo, invece di persistere quello, persistiamo una serie di eventi che sono le variazioni di stato che sono state apportate alla grafica clienti. E ripercorrendo le variazioni di stato dall'inizio possiamo risalire alla situazione corrente. Ovviamente non ha molto senso ripercorrere sempre le variazioni di stato, e quindi c'è il concetto di projection, e quindi quella di dire persistiamo anche svariate viste dell'anagrafica clienti in base a come le utilizziamo, che sono lo stato corrente. Quindi quello che succede all'interno dell'applicazione è che ogni volta che c'è una variazione dello stato viene aggiunto un nuovo evento e le projection vengono aggiornate. Due domande in questo senso. La prima è relativa, hai detto giustamente che una delle problematiche di Mongo è che ovviamente se non metto indici è lento come la fammi lettura, perché ovviamente presumo faccia una sorta di full table scan, esattamente Assolutamente come sì. qualsiasi altro DB, ma se metto gli indici ovviamente diventa lento di lettura, perché se ricordo bene gli indici sono sincroni, giusto? Cioè è un po' come SQL, con qualsiasi database relazionale, gli indici sono, quindi è fully consistent l'indice quando scrivo, giusto? Sì, questo è importante. Questa è la differenza grossa da Elastic. In Elastic io scrivo un dato, lo leggo 1 millisecondo dopo e non c'è sicuramente. È perché è un motore di ricerca, è pensato per metterci tanti dati e poi li ricerchi. C'è modalità di forzare anche in Elastic, di dire io ti ho scritto un secondo, 1 millisecondo dopo, l'istruzione dopo, ti dico persisti e poi rileggo dopo e lo dovrei leggere, però è uno scopo diverso. Mongo invece scrivo e dopo aver scritto leggo sicuramente quel dato, quindi è stato scritto, gli indici sono stati aggiornati, sono stati verificati gli indici univoci ad esempio, perché io posso mettere un indice univoco, quindi non voglio dire ho scritto e questa mi lancia un'altra cosa perché in passato Mongo aveva nei driver un acknowledge level particolarmente basso. Vi spiego come funziona velocemente. Mongo, quando voi andate a scrivere, è molto diverso da un SQL normale, in cui voi assumete che quando SQL vi dice OK, è OK. Mongo vi permette di capire e di decidere voi cosa è OK. C'è il livello più basso, che è un OK del tipo: mi è arrivata la tua richiesta dalla rete, è finito. Cioè, significa che lui non l'ha persistita da nessuna parte, non ha controllato gli indici univoci, non ha nemmeno capito se quello che avete passato è plausibile. Se voi scrivete con questo acknowledge level, riuscite a scrivere in scrittura un quantitativo di dati inenarrabile, ma se ne perdete qualcuno per indici univoci, non vi potete lamentare. Però se ci dovete buttare dei log, va bene. Poi c'è l'acknowledge level normale, che è quello che dice: ok, io l'ho preso, l'ho verificato, ho verificato gli indici univoci, l'ho scritto in memoria. Quindi se tu me lo chiedi, io ce l'ho ancora in memoria, è tutto consistente, ma se la macchina esplode, io purtroppo questo dato lo perdo perché ce l'avevo in memoria. C'è la possibilità di dire aspetto che tu abbia fatto un flush su disco, sono fatti, c'è un log file su disco, insomma non andiamo in dettagli, ma comunque è sul disco, per cui
se la macchina, se il processo si riavvia, i dati sono su disco, ma siccome noi sappiamo che in produzione ci andiamo con un replica set, la maniera più tipica di scrivere sul replica set è chiedere che il dato sia in n mezzi nodi più uno, cioè nella metà più uno dei nodi. E quindi questo stabilisce che se io ho 3 nodi, quando sono in almeno 2 nodi, io assumo che entro 30 millisecondi di flash sul disco, se mi crepano tutti e 2 i nodi, io perdo i dati in memoria. Quindi, altra cosa, non mettete il replica set di Mongo, 3 macchine virtuali sullo stesso hardware, perché questa cosa, diciamo, non è poi praticamente non scala bene. Quindi, quando io parlo di replica set, 3 macchine sono 3 hardware diversi. Noi, uno dei nostri clienti, ha 2 sedi separate dai vari chilometri, ha un 50 gigabit in fibra e quindi ce l'ha su 2 sedi diverse. Ecco, così è resiliente. Tutti e 3 sulla stessa macchina va bene se lo volete testare da voi, ma non in produzione. Quindi sì, gli indici chiaramente vi rallentano in scrittura, perché sono indici, sono B3 e quindi sono molto simili a indici di SQL, quindi quando voi scrivete li deve aggiornare. Però gli indici vi consentono di avere le query a performance molto migliori. Certo, chiaro. A questo punto la domanda successiva che mi sovviene è, quindi vuol dire che le projection sono su Mongo. E la domanda che, perché non su Elastic? In che modo la projection viene generata? Cioè io scrivo un evento e questo trigger in qualche modo la valutazione della projection, perché ovviamente a questo punto lo stato corrente dell'entità è tecnicamente cambiato. Quindi come collego l'event store con, chiamiamolo il projection store, anche se stanno entrambi su Mongo, e perché non sono o entrambi su Elasticsearch o il projection store su Elasticsearch? Allora, la risposta è una linea proprio netta, stabilita, in cui io dico Elasticsearch non è un DB. Cioè Elasticsearch non è fatto per essere durable. In realtà è durable, per carità, ragazzi. Però, perché se voi mettete 5 macchine dell'Elasticsearch in parallelo e gli indici sono replicati su tutti e 5, è molto difficile che succeda qualcosa di male. Ma non è un... Loro lo dicono. Non è un database storage. È un motore di ricerca. Quindi la filosofia è che io dovrei mettere dentro qualcosa che mi serve per la ricerca, però non essendo il database primario, io le projection, quindi quello che è la proiezione di uno stato di un oggetto, lo metto principalmente su Mongo. In Elasticsearch metto magari la combinazione dei tanti oggetti per fare una ricerca complicata. Faccio un esempio tipico. Il documento ha una sua projection che è lo stato attuale del documento, che mi dice che l'ultima modifica è stata fatta da Servienti, cioè questi 10 file, l'ha creato Gianmaria, bla bla bla. Poi quando io lo voglio cercare, sicuramente lo voglio cercare non solo con i dati del documento, ma lo voglio cercare con tutti i dati collegati, dove è il contenitore, quali sono le entità del CRM collegate, ci sono pezzi del PLM collegati. A quel punto questi sono tutti pezzi presi differentemente da altre aree. Non ha senso andare a mettere tutto dentro Mongo, e quindi a quel punto c'è un motore che prende le projection di Mongo, dati che non sono nostri, arrivano da altri sistemi, e quelli vengono vomitati tutti dentro Elastic. Per cui se Elastic mi muore, ok, è un problema perché mi muore la ricerca, ma io comunque l'operatività del sistema ce l'ho, quindi posso creare nuovi documenti. Se mi muore la proiezione su Mongo del documento, l'utente non riesce nemmeno ad agire nel documento puntuale, cioè aprire il document underscore 28, il sistema gli dice non ce l'ho, perché non ce l'ho nelle projection. Certo. Il come vengono proiettato è una bella domanda, perché abbiamo molti modi diversi per proiettarlo. Il classico, quello che noi chiamiamo ormai projection engine classico, è semplicemente un lettore che legge lo store, quindi un altro processo che legge lo store, lo scandisce e dispaccia tutti gli eventi alle varie projection. Quindi ogni projection ha un'interfaccia, gestisce solo alcuni eventi, c'è un motore centrale che usa TPL Dataflow per leggere il più velocemente possibile da Mongo e mandare a tutti le projection. Questo significa che una projection comprende eventi di qualsiasi oggetto noi ci abbiamo. Può prendere eventi di un documento, così eventi di un oggetto del CRM, e metterli insieme e fare quello che dicevo prima, fare la join prima. E questo va comunque tutto su Mongo, perché deve essere uno storage stabile. C'ho 3 macchine, è stabile, sono sicuro che è sempre online. E poi da lì andiamo su Elasticsearch. Quindi questo è un motore che scandisce gli eventi. Noi abbiamo per ora ancora abbiamo un event store singolo, monotonico crescente, 1, 2, 3, 4, 2 milioni, 5 milioni, ormai abbiamo 6, 7 milioni, quindi questo legge. Se il processo si interrompe, cresce, riparte, dice dove sono arrivato e riproietta tutto. Le projection sono quasi tutte fortemente idempotenti, quindi
se gli ridò lo stesso evento di prima non c'è problema, lo scartano perché l'hanno già fatto, e questa è una maniera, e quello che chiamiamo projection classico. Poi c'è quello che noi chiamiamo atomico, che è quello più furbo, è una visione di un singolo aggregato, quindi di un singolo oggetto, quindi di un singolo documento. Lì posso andare sempre sullo store in maniera molto veloce a prendere solo gli eventi di quell'oggetto, e questo mi consente di dire, ok, se non ce l'ho su un Mongo, perché il projection service è lento, e questo mi corregge una cosa, io faccio una modifica sulla UI, la rileggo, e se la rileggo non la trovo, perché devo attendere la latenza che il motore di proiezione lo proietti. Ci sono alcuni casi in cui l'utente è disposto ad accettare questo, la UI deve fargli capire che il tuo dato sta essendo elaborato, ci sono delle situazioni in cui non ci piace questo. Questo ci consente di avere invece delle projection al volo che dicono, ok, ho il documento, l'utente vuole vedere il document underscore 76, perfetto, io prendo il read model del documento e mi dice che è versione 100. Io al costo di un'ulteriore query dico, ridammi tutto ciò che è sopra 100, riproiettalo al volo, ripersistilo e dallo all'utente, in modo che l'utente, quando il sistema ha detto ho scritto l'evento, può immediatamente proiettarlo. E a quel punto la persistenza dentro Mongo non è fatta da un servizio che persiste tutto, ma è una sorta di cache. Quindi c'è un servizio che comunque proietta tutto, ma in realtà è una sorta di cache al volo che noi usiamo per dire non riproietto ogni volta tutto. La terza maniera è quella puramente in memoria, per cui un qualsiasi pezzo del nostro sistema può dire, gestisco questi 6 eventi del documento, dammeli e io ne faccio una visione mia, solo mia, che serve per prendere una decisione, ad esempio, di un business process. Il documento è archiviato, dammi solo gli eventi di document archived e unarchived, io li prendo, li becco, dico se il documento è archiviato o non archiviato, ci faccio una decisione. Perché non vado in Mongo? Perché voglio essere sicuro che il dato sia proiettato live, perché queste cose potrei anche proiettarle in memoria e non perdere tempo a transizionarle su disco. Certo, chiaro, chiaro, chiaro. Quindi le mi sento tre puntuale su modalità Mongo. sono. Se risolvono le tre problematiche diverse, che è quella di avere le projection persistite, punto, perché il sistema deve poter fornire dati in qualsiasi momento, un'eventuale projection calcolata al volo per risolvere l'annosissimo problema del cosiddetto read your own writes con consistenza eventuale rognoso, e la projection fatta al volo ed eventualmente neanche persistita. Perché dici, ho bisogno di fare dei calcoli e poi butto via tutto quello che ho fatto, perché tanto ho il risultato del calcolo e come ci sono arrivato non Sì. E mi interessa più. il risultato del calcolo è indipendente dal fatto che il motore di projection, non dico sia fermo, ma un cliente carica 20.000 documenti e magari il motore di projection ha bisogno di 2 minuti, 3 minuti per riandare, 5 minuti, quindi questi projection al volo ci servono per dire leggo il vero stato dell'aggregato, la vera situazione del documento a data odierna quando faccio la query, chiaramente. Certo, ok, quindi allora posso immaginare che siate arrivati qua e non sia stato un percorso proprio liscio, mi viene da dire. Ci sono aneddoti o cose che vale la pena raccontare, di cose che avete imparato? Sì. Allora, te lo dico subito uno, perché chi non ha mai comunque piegato un sistema in produzione, adesso, quindi parlo di un bug mio per non parlare dei bug di altri, derivato dal fatto che implementi troppo velocemente una cosa che il cliente ti dice, dai, fammi al volo questa cosa, faccio una cosa su un caricamento dati. E il concetto, non sto a spiegare il dettaglio, comunque c'è un automatismo che il cliente dice, abiliteremo su alcune cartelle per alcune. Poi il cliente l'abilita per tutto il documentale, quindi per 450.000 documenti. C'è un bug nella routine che ho scritto io, in realtà poco innocuo, ma che si intercettato fa sì che una persona carica 1.000 documenti da una parte e una routine che rinomina contenitori va in loop. E quindi continua a generare comandi nel sistema, talmente tanti comandi nel sistema, che è tutto lento. Perché? Perché i comandi vanno in MSMQ, i comandi in MSMQ devono essere scodati, questi comandi generano a catena altri problemi, e quindi il risultato è che il sistema del cliente quasi si ferma, si arriva, spegniamo il servizio e le projection impiegano tempo per riandare. Quindi cosa ci siamo portati? Primo, che questi sistemi sono molto belli, ma se tu in un momento gli dai talmente tanti comandi e eventi da generare, devi essere disposto al fatto che la latenza delle projection sia elevata o elevatissima. Questa è la ragione per cui abbiamo iniziato a creare da quella volta quegli altri modi di projection. Dire sì, projection service è lento, pazienza. E
Poi ci siamo accorti che, no, perché noi probabilmente usiamo MSMQ, ne avevamo già parlato un'altra volta, non per come dovrebbe essere usato MSMQ, ci siamo accorti che una coda in MSMQ è difficile da gestire quando un errore di qualcosa ci si mette 100.000 eventi, cioè 100.000 comandi e tu ne vuoi togliere alcuni e gestire, quindi priorità, quindi quello di dire i comandi dovrebbero avere una priorità diversa. Il comando che dà un utente deve avere sempre una priorità maggiore rispetto a un comando che dà un automatismo che va in un'altra coda, che lo scodiamo, ma lo scodiamo dopo che c'è un'altra cosa. Quindi priorità su quello che fa, su quello che fa l'utente, e sicuramente far test di carico anche prima, perché quando un cliente ha improvvisamente caricato più di 100.000 documenti mancava qualche indice che abbiamo dovuto mettere al volo, però il cliente ha detto guarda, abbiamo un po' di rallentamenti, dateci uno sguardo. In cui Mongo è eccezionale perché c'ha comunque tutti i suoi strumenti interni di tracing che ci hanno detto subito quali erano le query lente e noi abbiamo messo subito gli indici. Però in un sistema di questo tipo il saturare la coda dei comandi con qualcosa di autogenerato è l'errore principale. È per questo che noi adesso gli utenti, i clienti che vogliono caricare qualcosa nel sistema passano tra una sorta di SDK nostro che fa throttling e quindi dice ok, mi hai dato a caricare 100.000 documenti, io mi metto qui e vado. Perché purtroppo la coda di dove arrivano i comandi è quella, e anche se tu la scali con 500 macchine, poi producono una tale quantità di eventi che il motore di projection comunque sia va fermo. Tant'è vero che abbiamo messo un'indicazione proprio nella UI dicendo il sistema è sottocarico, per evitare che l'utente dica read your own write, ok, sono delle situazioni in cui vado e non lo trovo nel motore di ricerca. Il sistema dice sono sottocarico, l'utente magari è scontento, però non sta lì a capire quello che è successo. Almeno capisce cosa succede. Almeno capisce cosa è successo, sì. E un altro problema invece sicuramente è dovuto dal... Se tu ti sbagli nel fare una di queste projection, devi correggere il bug, e la projection è basata su una sequenza di eventi, tu devi riproiettare ogni volta dallo zero la projection. Devi rifarla. Quindi anche correggere dei bug triviali che sono stati fatti proprio stupidi in come è stato gestito un evento, se vai in produzione rischi di dover rileggere tutto. Per questo noi abbiamo creato appunto le projection on the fly. Quelle codici rimetti e si riproiettano. Sono molto resilienti, nel senso che se io metto una nuova versione della visione, della proiezione, dell'aggregato, che è incompatibile binariamente con quello che è serializzato in Mongo, quindi ho rinominato proprietà, lui intercetta gli errori di serializzazione e si autoproietta. Quindi noi a caldo gli cambiamo la DLL, ma a mano almeno le richieste puntuali ci vengono sempre su corrette. In altri casi, per esempio, un bug nel motore di ricerca e documenti ha richiesto la reindicizzazione, e se parliamo di un cliente con 6 milioni di eventi e 700.000 documenti, può richiedere delle ore, e in quelle ore purtroppo il sistema, quella projection particolare lì, non ce l'ha. Quindi l'idea è anche lì di parallelizzare e di far sempre, devi correggere qualcosa, ne fai un'altra in parallelo, che parte, lavora, poi quando è finita, switch. In questo Elasticsearch è fenomenale quando ce l'hai, perché switchi gli alias degli indici, è molto, molto bravo. Quindi ecco, questa cosa, la latenza sicuramente delle projection che devono rileggere tutto è il problema principale in questi sistemi. Il che mi fa venire in mente una domanda successiva che esula un pochettino dal mondo Mongo Elastic, ma hai toccato una cosa che è: come fate, o se ne avete avuti, a gestire il versioning? Cioè, posso immaginare che ovviamente nel tempo cambiano i requisiti, cambiano le strutture degli eventi, cambiano le strutture delle projection. Un esempio che hai dato è le metto in parallelo. Ma ovviamente questo comporta che, ad esempio, chi legge, quindi supponiamo la UI, debba essere in grado di gestire, ok, sto leggendo la versione vecchia e quindi mi comporto in un certo modo, però so anche che ci sarà la versione nuova tra un po'. Allora, stiamo andando verso questa direzione. Oggi stavo lavorando proprio sulla parte, abbiamo un concetto di upcasting di eventi. Cioè, se io ho un evento che è group created, te ne parlo proprio di uno particolare, che ha delle proprietà, poi ci accorgiamo che cambia completamente la gestione dei gruppi, per cui group created, cioè l'evento che ci dice che ha creato un gruppo, ha tutte altre proprietà, noi possiamo o creare un group created 2, group created new, però questo è tra virgolette brutto perché poi ci portiamo del debito tecnico. Quindi in passato abbiamo fatto, fino a un certo punto abbiamo fatto la cosa sporca, modifichiamo gli eventi sul disco, cioè c'è un riscrittore, ma non dovrebbe essere mai fatto, è la cosa brutta, quindi non la diciamo. Abbiamo un upcaster, nel senso che quando leggiamo da Mongo l'oggetto, e Mongo è spettacolare in questo perché ci rilegge puntuale l'oggetto .NET, noi lo cambiamo, cioè abbiamo degli upcaster che dicono guarda l'evento è group è vecchio e adesso c'è group 2,
tramite attributi noi decidiamo come serializzarlo su Mongo, per cui questa è la cosa veramente interessante, nel senso che io nel lato codice ho sempre group created. Se group created diventa obsoleto, lo chiamo group di created V1 e rifaccio un altro group created. Se muore questo diventa V2 e Mongo è in grado di riserializzare sempre i vecchi, quindi ho il type safety dei C#, perché dentro noi lo serializziamo modificando il serializzatore custom, è facilissimo, dicendo group created underscore 1, group created underscore 2, group created underscore 3, ma quando lo leggiamo per noi è sempre group created, quindi gli eventi li upcastiamo così. Le cose in parallelo, sì, la UI come funziona? C'è qualcuno che proietta in parallelo e la UI legge il vecchio. Quando è finito cambi le DLL della UI, per oggi è così. Nessuno vieta, in Elastic invece puoi barare, perché Elastic ha una maniera sua per cambiare gli alias degli indici, e quindi se non cambia fondamentalmente la struttura dell'indice, e è raro cambiare fondamentalmente la struttura dell'indice, io leggo sull'indice che si chiama DMS, è il Document Management System. Leggo oggi sul vero indice Elasticsearch che è DMS 4. C'è un bug, il bug è stupido e accade solo per alcuni documenti. Faccio un fix, faccio un indice DMS 5, nel codice abbiamo un versioning, parte il motore, la UI legge sempre su DMS e legge sul 4. Il motore proietta, magari ci mette 3 ore a rifar tutto, arriva a finire, scrive sul 5, quando ha finito sul 5, Elasticsearch cambia l'alias e dice indice 4 non più alias DMS, indice 5 alias DMS, la UI non si accorge di niente. Sulle ricerche questo Elastic ve lo dà gratis, quindi è proprio veramente, veramente comodo. Vabbè, interessante questa seconda opzione, perché ti permette di davvero ricalcolare le cose in background e poi a un certo punto, quando sei, diciamo, sei up to date, dici ok, la mia UI switcha. A meno di non aver cambiato campi o cose molto, certo, molto particolari, ma a quel punto è un altro, certo, problema. Se cambia il risultato dell'indice, a questo punto quello è un altro problema, ovviamente, ma sì. Perché ovviamente cambia probabilmente anche la forma della UI che stai, del risultato, sì, che stai cambia fornendo. Il tipo di query che fai, quindi sicuramente cambia il codice e tutto, quindi c'è senso che tu fai un nuovo indice, magari fai un deploy intermedio in cui lo precalcoli e poi deploy la UI, ma a quel punto leggi il nuovo, oppure tramite inversione e controllo c'hai l'i document query client e usi V1, V2, V3 e quindi tramite Kestrel decidi quale usi, quindi potresti lasciare quello vecchio che dici cavolo, sai, ho cambiato la struttura e poi mi accorgo che le query sono lentissime, magari ritorno al vecchio. Bisogna metterci un po' di amore su questa cosa, sì. Certo, e come tutte le cose ti scontri con tutte quelle belle problematiche che è fare gli aggiornamenti in produzione. Sì. E dici, ah, e ci sono un po' di dati e devi riuscire a gestire l'avanzamento dello schema dei dati, che è sempre affascinante come problema. Noi ancora oggi non siamo arrivati a deploy completamente in parallelo, per cui in alcuni casi per un po' di tempo, che può essere fino a mezz'ora, e per alcuni clienti più grossi potrebbe essere un po' di più, gli diciamo dacci un tempo di fermo perché dobbiamo fare dei lavori, delle ricostruzioni, dei projection pesanti, è più complicato a farlo in parallelo. Però nella maggior parte dei casi il fermo è il tempo di spegni i servizi e aggiornare, rifar partire tutto. Certo, certo. Un'ultimissima domanda. Come hai parlato di message queue. È una... usate anche message queue per tenere sincronizzato Mongo ed Elastic, o c'è un altro modo in cui Elastic viene, diciamo, aggiornata sulla base di quello che cambia in Mongo? Allora, uno dei vantaggi mostruosi del sistema di event sourcing è che tu sai esattamente chi è cambiato e quando. Quindi, avendo un checkpoint unico, noi sappiamo ogni read model quando è cambiato. Quindi esistono dei poller che prendono dai vari read model di Mongo, alcuni sono preparati proprio per Elastic, altri invece pollano i sistemi, i read model normali, e quindi sono in grado semplicemente di dire io devo fare una visione dei documenti, magari prendo il poller dei documenti, il poller dei container, quello del PLM, quello del CRM, e io continuo a vedere i read model, quindi le proiezioni, e ognuno prende un pezzo e ognuno costruisce un pezzo di indice d'Elastic. Quindi ci sono aggiornamenti paralleli. Quindi non usiamo la coda, perché la coda è bella per tante cose, però c'è un problema. Se io Elastic, da un cliente è capitato, si è corrotto un indice, quindi iniziava a dare cose erratiche. Che cosa abbiamo fatto? Ok, va bene, abbiamo droppato l'indice, riazzerato il poller è ripartito e non ci abbiamo di mezzo MSMQ, perché comunque sia il poller in alcuni casi è una cosa sequenziale. E soprattutto perché il poller ama essere massivo. Quando inseriamo in Elasticsearch si ama essere massivi, inserire a blocchi.
quindi c'è molto più senso che ci sia qualcosa che prepara, noi siamo pesantemente TTL Dataflow, prepara, butta un sacco di cose in memoria, quando arrivo a pacchetti di 1000-2000 documenti o a seconda dei size, lui fa degli update a blocchi, e facendo questa cosa siamo andati da indicizzazioni singole, che potrebbe essere quella di NSMQ, in cui modifica, 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 a avere, ne so, 40-50 documenti secondo massimo di aggiornamento su Elastic, arrivare a 1200, quindi li passiamo impacchettati e precostruiti in memoria. Quindi no, la coda è oggi usata per i comandi degli utenti e per i comandi che vanno verso il process manager, che comunque sia sempre il process manager, cioè se qualcuno che dice Mauro ha fatto questo, io come sistema determino che debba essere avvertito qualcun altro e mando un comando. Ci girano principalmente i comandi e le Certo. notifiche per la UI. Perché ci fa Ho comodo il time capito. to live, mandiamo un sacco di robe col time to live, se la UI è lenta nel prendere le notifiche, gli altri da coda ce li purga via e siamo tranquilli. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Bene, direi che abbiamo coperto i due argomenti di oggi, che sono stati MongoDB e Elasticsearch. Io ti ringrazio moltissimo per la disponibilità e ovviamente ti rinnovo l'invito a venire a parlare un'altra volta, né di JavaScript né di Pixel Shader, siamo chiaro. E ti ringrazio nuovamente per la disponibilità. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao a tutti anche da me, da parte mia. Ciao, ciao.